sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. Amichevoli di lusso tra due squadre che non hanno nulla da invidiarsi in l'altra. Senz'altro, da questa gara non dipende nulla, ma potrebbe essere uno stimolo per i due allenatori di sperimentare nuovi moduli. Potremmo assistere a un incontro giocato a viso aperto. Di certo è quel che si aspettano i tifosi accorsi allo stadio. Tutti concentrati e la partita ha inizio. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Dico Callejon, un giocatore scaltro, tecnico, un'ala di grande talento in grado di mettere la sua velocità al servizio tanto dell'attacco quanto della difesa. E poi ha un senso del gol eccezionale, secondo me. Cercherà sicuramente di far comparire il suo nome sul tabellino dei marcatori oggi. Immobile, dimostra di saper fare anche il difensore. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Può concludere! Grande occasione, ma palo. Zielinski può segnare. Immobile, è un grande riflesso qui. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Ottima discesa sulla destra. Grande parata di Stracoscia. Buona la conclusione. Zielinski decide di sfruttare la fascia. Insigne può colpire. Un grande momento di calcio. Un gol magnifico. Mertens ha fatto un ottimo lavoro controllando un difficile pallone che arrivava da dietro. Ha preparato benissimo la conclusione ed è riuscito a insaccare. Primo acuto della gara, già nei minuti iniziali. Francesco Acerbi. La Lazio sembra stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Eh sì, sfruttano maggiormente le fasce, sembra anche a me. Già, i loro avversari finora sono rimasti molto compatti. Credo che vogliano in qualche modo provare ad aprire le maglie della difesa, facendole allargare il più possibile. La Lazio a calcio di punizione. Non è rigore, fuori area. Decide di non rischiare. Va il tiro. Ospina dice di no. Che parata! Certo, non un intervento di routine. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Salvataggio da parte dell'estremo difensore. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Lorenzo Insigne.
Mario Rui. Continua ad andare, palla al piede. Spinge cedendo il pallone lungo. Cerca l'uomo là davanti. Luis Alberto decide di cambiare fascia. Riceve largo. Lazzari. E sarà rimessa con le mani. Correa la mette in mezzo. No, nessuno arriva sul cross. Maximovic. La partita si è accesa subito. Non erano ancora trascorsi 10 minuti dal fischio iniziale. Già un il punteggio è quindi di 1-0. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Scodella in avanti. Mario Rui raccoglie un passaggio. La toglie dalla porta. Libera al momento giusto. Colpisce. Grande parata di Stracoscia. Ottima la parata del portiere. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Libera, ma il pallone non va molto lontano. Chance per tirare. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Si riparte dalle braccia del portiere. Lazzari. Ribalta il gioco sull'altra corsia. Immobile. Riceve in posizione interessante. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ecco il filtrante per Immobile. Lungo passaggio in avanti. Qui può partire il contropiede. Johnny. Patrick. Francesco Acerbi. Luis Felipe. Apertura ben calibrata. Pallone troppo profondo, se ne va oltre la linea. La palla viene respinta. Il Napoli prende subito il possesso della sfera. Prova Caillecon, eccolo qui. Caillecon. Si libera la grande, la butta dentro. Parolo. Mostrano un buon controllo del gioco. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Luis Alberto decide di spedirla dall'altro lato. Ottima apertura. Lazzari la gioca in area. Prova la fondo sulla destra. Cerca il compagno libero. Occhio al tiro. La palla va sul palo. Parolo. Provano a ripartire da dietro. Patrick prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. La gioca lunga sulla fascia opposta. E il primo tempo finisce qui. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Hanno mostrato sprazzi di buon calcio e sono riusciti ad andare in vantaggio. Dovranno mantenere questo ritmo nella ripresa. Il
Napoli esce dal campo con l'unico gol della partita a referto in una gara tesa, ma comunque Ospina dice di no. Ha messo alla prova il portiere. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. C'è la palla lunga in avanti. Lancio lungo del portiere. Fabian Ruiz. Prova a tirare. Salpati dal palo. La allontana con forza. E il difensore ha fatto in modo che la palla non passasse. La gioca in profondità. Cerca lo spunto. Può metterla in mezzo. Mario Rui sul pallone. Fabian Ruiz. Zielinski. C'è il cross. Tenta di allontanare il pallone. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Maximovic. Mario Rui. Il Napoli ha messo dentro quel pallone in più, ma non deve perdere la concentrazione. Martens. Tocca, la toglie dalla porta. Ai ai, stanno correndo rischi davvero inutili. C'è, ecco il tiro. Tiro davvero da dimenticare. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Allontana il pericolo. Lazzari ribalta il gioco sull'altra fascia. Riceve un buon pallone dall'altra parte del campo. Cross verso il centro dell'area. Cerca il tiro. Questa è Correa. Correa con il fallo. Riprenderà dopo le modifiche alla formazione già annunciate per altri 4 uomini. Politano può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Mario Rui. Palla a Koulibaly. Si appoggia al portiere. Il portiere la calcia lontano. Patrick. Pallone lungo in verticale. Prova il cambio di gioco. Chioni riceve un buon cambio di gioco. Soltanto rimessa laterale qui. Lorenzo Insigne. Questa palla è per lui. Arriva Mertens. Zielinski. Sulla fascia in profondità. Passaggio smarcante, qui deve tirare. Sono stati sfortunati. Francesco Acerbi. Cambia gioco. Buono l'appoggio. Cambio di lato. Lazzari si fa avanti sulla corsia di destra. La mette al centro. Palla intercettata. Prova ad andare via con eleganza. Prova a metterci il piede. La Lazio al calcio di punizione. Qui il giocatore riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro. Il cartellino lo aspetta la prossima scorrettezza. E colpisce la traversa. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Luis Alberto.
Codella in avanti. Palla a Correa, fa avanzare l'azione sulla fascia. Riceve il colpo, Ospina dice di no. Poteva essere l'occasione per il pari. Una parata determinante, sapeva di doverla fare in questo momento e l'ha fatta. Milinkovic-Savic, la gioca corta. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Koulibaly riceve palla. Mario Rui. Martens. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Molto ormai, squadre ancora separate da un gol. Milik prova la soluzione in fascia, prova a servire il compagno sulla fascia, non ci può arrivare. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Parolo cambia gioco. Lukaku opta per il lancio lungo, ecco il filtrante per Immobile. Immobile! Ospina dice di no! Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Qualche istante e sarà tutto finito. La gioca lunga sulla fascia opposta. Si riparte con un fallo laterale. Luis Alberto verso il centro, bell'intervento difensivo. Lungo passaggio in avanti, palla di nuovo verso il centro. Attenzione, grande chance. Di Lorenzo, Politano, Luis Felipe. E l'arbitro chiude qui la partita. Uno scontro combattutissimo. Ma alla fine l'ago della bilancia è l'unico gol segnato. Hanno costruito questa vittoria nel primo tempo e poi sono stati abili a gestire la gara fino alla fine. Ci resta solo il tempo per ringraziare i telespettatori che sono stati con noi.